Ciao ragazzi, buongiorno e buona domenica a tutti. Nuovo video in cui cerco di farmi decente, di sistemarmi un po' questo disastro che ho in viso, anche se ho l'umore sotto zero. Infatti uno dei pochi contro che ha questo lavoro sui social è che anche quando sei giù e non vorresti proprio vedere nessuno, cioè ti vorresti chiudere in te stessa e non sentire nessuno, ti devi stampare un bel sorriso finto in faccia e realizzare i contenuti che vanno mandati in approvazione nei tempi giusti. Tutto ciò, questa base è oggettivamente troppo chiara per la mia carnagione, ma spero di sistemare il tutto con la terra. Perché anche in questo lavoro ci sono scadenze da rispettare e ovviamente i brand non possono stare ai comodi del tuo umore, quindi ti metti un bel sorriso, fai finta che è tutto ok e registri. Con ciò non intendo minimamente lamentarmi, perché credevo e continuo a credere che questo è il lavoro più bello del mondo, quello che ho sempre sognato, solo che voglio rendervi partecipi di quella che è la verità dietro lo schermo. E soprattutto voglio farvi capire che la mia vita non è perfetta come voi credete e come si percepisce dai miei video. Ci sono un sacco di cose che per privacy mia e delle persone coinvolte voglio lasciare al di fuori dei social, anche perché non me la sento di espormi su argomenti così delicati ancora qui. Comunque, in questi giorni sto cercando di tirarmi sul morale. Un giorno sono andata a fare shopping con mamma, ieri sono stata tutto il giorno con dei miei amici, solo che alla fine sono finita per parlare tutto il giorno del problema che ho. Diciamo che è stata più una seduta psicologica con la mia amica piuttosto che un'uscita per svagare e divertirsi. Tralasciando queste cose personali, torniamo al make-up. Sto mettendo un po' di blush per ridare un po' di colore al mio viso, perché l'ho fatto diventare bianco. Stendo per bene con una spugnetta. Procediamo con la cipria di Fenty. Poi riflettevo sul fatto che non posso essere triste proprio adesso, perché stanno per succedere troppe cose bellissime, raga, ve lo giuro, troppe cose belle. Solo che con questo umore nemmeno me le godo, quindi devo risolvere la situazione al più presto. Solo che farsi forza è tanto tanto difficile. Poi con questa cosa che mi è successa riflettevo sul fatto che proprio la vita ci mette davanti a delle scelte, ci fa scegliere continuamente, e ogni scelta che noi facciamo determina in piccolo o in grande modo il nostro futuro, cioè determinerà poi la nostra vita. È una scelta continua la vita, e ogni piccolo passo, ogni piccola mossa che fai, cioè cambia tutto. Soprattutto a questa età, a 20 anni, ogni piccola decisione che si fa determina proprio in modo enorme il tuo futuro. E spesso magari non ce ne rendiamo conto, soltanto che questi giorni che mi sono fermata a riflettere ho realizzato questa cosa e ho ancora più ansia di quanto avevo prima di vivere. Cioè, ansia di vivere è una cosa allucinante, ma solo io mi faccio queste paranoie. Procediamo con il make-up. Sto mettendo una matita viola e, mossa azzardata, provo a ricreare una sorta di eyeliner con la matita. Ovviamente poi lo sfumo con il pennello. Forse è un po' troppo tipo bassa la codina, ma vabbè, ci farò pratica. Questo occhio è finito e sfumando la matita anche sotto l'occhio è diventata tipo troppo grossa la linea sotto. Vabbè, ce la facciamo andare bene. Ok, mi sembra che la situazione occhi in qualche modo si sia aggiustata. Procediamo con il mascara che dà un senso a tutto. E ora procedo con le labbra utilizzando questa matita di Mulac. All'interno la riempio con questo lip oil. Ai capelli ci avevo già pensato prima, ho fatto queste due treccine, li ho un po' abboccolati, ho lasciato questi due ciuffetti davanti. Vado solo un po' ad allargare. E ci siamo, non capisco se questo make-up mi fa impazzire o mi fa schifo. Comunque vado a registrare e poi preparo il pranzo per tutta la famiglia.